però possiamo parlare, perché tanto poi li schiaffo su YouTube e poi li silenzio con delle musiche posticce di merda così. No, perché devo attirare i clienti, io che te pensi? L'anno prossimo deve venire gente da noi. Certo. Devo aprire il fronte polacco slavo russo, che te pensi? Ma infatti mezza Polonia viene qua. Me ne sono accorto. Quindi questa qua è Ostuni. Questa è la piazza principale di Ostuni, detta anche il salotto di Ostuni. Io non sono di Ostuni, quindi mi invento le cose. Bravo, Quindi, questa è Piazza della Piazza della Libertà. Libertà. Ah, e altre particolarità di questa piazza? Le caratteristiche di questa è l'obelisco di Santoron, il quadrone. Ecco, qui che lo Va inquadriamo. bene, Grazie il comune mille. in origine era un convento di frati francescani. E poi l'ha acquistato il comune, hanno fatto il comune e a fianco c'è la chiesa Qui di San tanti anni fa Francesco. facevano il Festival Bar, Bravo, vero? bravo. Lo so, ho visto le Very nice, immagini. the best. No, Ostuni è fantastica comunque, lo dico da Gallipolino. Very good. E andiamo avanti. Abbiamo fatto amicizia con un ostunese, perfetto. Poi. Ai tempi di prima. Questa invece è Rossella, la inquadriamo, 2 secondi. Fammi diventare forte. Da guardare il. Ok, invece questa qui è la salita che porta al centro storico, immagino. Come si chiama questa via? Precisamente alla cattedrale, c'è via cattedrale. Ok, Lave Calessino, via cattedrale. Questo invece è un altro vicolo di Ostuni. Via cattedrale. Che bellissimo, anche questa. Non lo so, finché c'è memoria io giro. Oh, bella questa via. No, ora no. Andiamo su. Poi con calma, senza video, telecamere spente, vediamo tutto. A me adesso interessa solo la via principale che porta sopra e. Credo che ci sia una piazza su, vero? Se ricordo bene. Però c'è un arco, c'è un arco. Sì. Magari ci passiamo dopo. Non mi ricordo. Ah, sai una cosa? Che non sto girando nulla.